Sei andata via senza di me. Non mi parli neanche. Sono un idiota. A volte i fidanzati sono idioti, ma non per questo non gli si parla. Lo capisci che ti sto chiedendo scusa, vero? Tu mi hai urlato contro senza nessuna ragione, poi te ne sei andato e adesso ti rifai vivo. Certo che mi rifaccio vivo. Perché non dovrei? Non ti fidi di me? Sì, mi fido. Perché è così che funziona. A volte si litiga e poi ci si chiede scusa. Io come posso saperlo questo? Non ci sei mai passata? No, io non ci sono mai passata. D'accordo, allora facciamo così. D'ora in avanti, tu devi aspettarti che mi faccia vivo. Anche se io ho urlato, o se hai urlato tu, mi farò sempre vivo. Ok? Ok. Diventerai un capo fantastico. Noi tutti siamo convinti che diventeremo il massimo. E poi ci sentiamo un pochino derubati quando le nostre aspettative vengono deluse. Kareb, ho una torsione ovarica che va operata al più presto. Ti interessa? Sì. Ma alcune volte la realtà supera addirittura le aspettative. Avevo ragione. Te lo giuro, ero realmente convinta che quello che facevo fosse giusto. Io ora non voglio il tuo perdono. Francamente, io la troverei quasi a condiscendenza, perché io so che avevo ragione. Tu credi il contrario. Ma questo non importa. Perché io credo in noi. Questa è una gara di fondo e io voglio arrivare al traguardo. Ora, se questo significa che stavolta non ho vinto, mi sta bene. Non ho vinto. Hai vinto tu. Io sto parlando. Vedi, sto parlando, hai vinto tu. A volte quello che ci aspettiamo, al confronto con quello che non ci aspettiamo, impallidisce. Sposami. Non voglio perdere un altro minuto. Io non posso più fare sesso con te, non posso. Mi dispiace, ma ora basta con il sesso. Da quando è morto mio padre, è come se mi avessero strappato lo stomaco e riempito il vuoto con l'asfalto. E mi viene da ridere ogni volta che penso che ormai io non potrò più parlarci, perché mi sembra la cosa più stupida che abbia mai sentito. Non posso credere che sia vero. Ma poi, ogni volta che ti guardo, mi sento meglio. È scioccante, lo so. Mi sorprende ogni volta, ma è vero. Non devo fare per forza sesso con te. Mi basta solo guardarti da lontano. E magari vedere solo un pezzetto di te. Anche se vederti tutta intera sarebbe sicuramente l'ideale. Perché io ti amo. George. Sposami. Mi vuoi sposare? Sposami, Christina Young. Dovremmo chiederci perché ci aggrappiamo alle nostre aspettative. Perché quello che ci aspettiamo ci fa restare fermi, in attesa. Sposami. Quello che ci aspettiamo è solo l'inizio. Quello che non ci aspettiamo, invece, è quello che cambia la nostra vita.